Buongiorno amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Volevo farvi vedere questa colomba, anzi ne ho fatte 4, 2 da 500 e due piccoline da 300 da regalare. Eccola qua, con la ricetta del maestro Giorilli, che mi mancava sul canale. Mi manca ancora la pignataro, che sicuramente la farò, la proverò. Bene, vediamo tutti i passaggi con questo video per eseguire bene queste colombe. Seguitemi. Questa è la mia pasta madre che nella giornata di oggi, sono arrivata a sera, l'ho rinfrescata 3 volte. Naturalmente la mia pasta madre l'avevo già messa in forza rinfrescando tutti i giorni. Bene, qui ho preparato tutti gli ingredienti, la farina, l'acqua, lo zucchero, il burro che ho lasciato a temperatura ambiente, deve essere morbido ma non caldo, e i tuorli. Rispetto alla ricetta di Giorilli, io invece di 1 chilo ho fatto 1,5 chili, quindi in proporzione ho aggiunto sulle dosi di 1 chilo, ho aggiunto la metà di quelle dosi e quindi farò 1,5 chili di impasto. Ora metto la pasta madre a pezzettini, io preferisco scioglierla anche se la ricetta dice di mettere insieme, io procedo così. Metto l'acqua, sciolgo un pochino la pasta madre e poi metterò la farina. Io sto usando la farina quaglia, Molino Quaglia per panettoni, ma ce ne sono tante in commercio di farine adatte a queste lunghe lievitazioni, quindi non usate magari farine a caso. Prendete una farina specifica se volete ottenere un ottimo risultato. Dopo aver girato per 10-15 minuti, inizio a mettere lo zucchero in 2-3 volte, in questo modo. Cercherò di spiegarvi per benino tutti i passaggi, però come vedete sono costretta a fare dei piccoli tagli, perché altrimenti questo video sarebbe durato 2 ore. E sarebbe stato difficile seguire, quindi quando faccio le pause ve lo dico. Qui sto mettendo lo zucchero piano piano fino all'esaurimento. Rimane un po' duretto, ma poi mano a mano si ammorbidisce anche con lo zucchero. Continuo a girare sempre con molta calma, senza fretta. Faccio girare fino a che lo zucchero non si è amalgamato bene con l'impasto, prima di iniziare a mettere il burro. Il burro viene consigliato di usare burro danese o svizzero, questo non vi so dire perché, ma i grandi maestri consigliano di usare questo tipo di burro. E al contrario di altre ricette di colomba o panettone, qui invece di mettere prima i tuorli, mettiamo prima il burro, quindi un pezzettino per volta fino alla fine. Io qui taglierò naturalmente, si continua a girare, si aspetta che il burro si assorba bene, si amalgama bene con l'impasto prima di aggiungere un altro pezzo. L'impasto comunque non deve superare i 26 gradi. Se succede, ci si ferma, si appoggia un attimino la ciotola in frigo e poi si riprende senza problema. Come vedete, l'impasto piano piano comincia a prendere un po' di corda. Una volta pronto, cominciamo a mettere i tuorli.
La stessa cosa, ne mettiamo un po' per volta. Ecco, qui vedete meglio. Scusate, la mia impastatrice non è il massimo della tecnologia, però funziona bene e finché va me la tengo. Dico sempre che voglio farla, ma però la farò, prima o poi la farò. Ma non si rompe questa, non costa molto, però è funzionante. Puliamo bene il piano di lavoro, ogni tanto manteniamo pulito. Ecco qua, come vedete, sto mettendo a più riprese i tuorli. Prima ho detto uovo, ma naturalmente sono tuorli. Ok. Io uso uova freschissime prese in campagna da amici, galline allevate a terra e garantite. Altrimenti se dobbiamo per forza comprarle, prendiamo almeno quelle bio, ma evitiamo di usare, per carità, non voglio discriminare il tuorlo, quello che vendono così in bottiglia. No, per piacere, eh. Ma questo perché facciamo le colombe per noi, quindi cerchiamo di usare ingredienti naturali e sani. Non me ne vogliono le ditte che vendono il tuorlo d'uovo. Misuro la temperatura. Se vedo che la temperatura si sta avvicinando ai 26 gradi, eccola qua infatti. A questo punto io mi fermo, prendo la ciotola, l'appoggio in frigo, aspetto 5-10 minuti, non succede niente. Poi riprendo l'impasto e lo porto ad incordatura, come ho fatto. L'impasto era già abbastanza incordato, come avete visto in tutti i passaggi, quindi non ci è voluto molto. Diciamo che il tempo, togliendo le pause, è intorno ai 25 minuti, mezz'ora. Altrimenti potrebbe rompersi la maglia glutinica se giriamo troppo, poi si scalda anche troppo, quindi l'incordatura deve essere presa già dall'inizio piano piano. Bene, ora con l'aiuto di un tarocco, vediamo prima un attimo il velo. Sì, è molto bello l'impasto, è bello setoso. Io ci faccio anche due pieghine così, anche se non sono previste sulla ricetta, eh. Però non gli faranno male, no? Che ne dite? Poi ecco, dirlo così con il tarocco, semplicemente non ho messo burro, non ho messo niente sotto. Ho preparato un recipiente alto perché questo impasto adesso deve raggiungere 3 volte il suo volume, coperto con pellicola, vedete? Quindi farò un segnetto e mi controllerò la lievitazione. Lo lascio fino tutta la notte, sicuramente, fino al mattino. Mi preparo in anticipo la glassa, così poi la metterò in frigo. Frullo le mandorle, metto zucchero, l'albume, non lo metto tutto l'albume, così se vedo che mi viene troppo densa, ne aggiungo altro, viceversa, quindi mi regolo. Però trovate le dosi standard in descrizione all'inizio. Frullo tutto e la glassa è pronta. Questa è troppo liquida, la vedo, quindi aggiungo un po' di, come vedete, ho messo tutto l'albume, invece ho sbagliato, ce ne andava un pochino di meno. Ebbene, l'appoggio in frigo. E questo è il mio impasto triplicato. L'ho tenuto tutta la notte e una parte anche della mattinata, ci è voluto un pochino di più. Bene, ora smonto l'impasto, quindi non andate avanti se l'impasto non è triplicato, altrimenti poi ci vorrà più tempo anche per la seconda lievitazione. Smonto l'impasto e lo metto nella ciotola della planetaria e poi lo appoggerò in frigo per mezz'ora, almeno 30 minuti. Questo per non partire con l'impasto già caldo, così si abbassa un pochino la temperatura interna.
Come vedete, l'impasto è molto bello. Eccolo qua. Lo copro e ci vediamo dopo. Mi sono preparata tutti gli ingredienti per tempo. E passata la mezz'ora, vado, ad eseguire il secondo impasto. Ok. Metto la farina, per prima la farina, e faccio girare per amalgamare il tutto. Ecco qua. Intanto mi preparo lo zucchero. Ah, prima il malto poteva andare anche insieme alla farina. Adesso lo metto. Almeno la ricetta così dice: farina e malto. Questo è l'ordine degli ingredienti, eh? La ricetta originale, però non credo che cambi qualcosa se lo metto adesso. Ok. Naturalmente anche qui ho fatto dei tagli, perché questo video è già lunghissimo, quindi non vi faccio vedere tutto il tempo, che giro con la planetaria. Però si vede ad occhio quando, cioè non mettiamo altri ingredienti fino a che quello che abbiamo messo non si è amalgamato bene, l'impasto non lo abbia assorbito bene. Ok. Passo ora a mettere lo zucchero a più riprese. Ci tolgo dentro la buccia della bacca di vaniglia che avevo messo una volta vuotata, l'avevo messa nello zucchero per far aromatizzare ancora meglio. Quindi verso piano piano lo zucchero a più riprese fino ad esaurimento. Dopo lo zucchero, una volta amalgamato bene, metto la metà dei tuorli e faccio amalgamare bene. Poi a metà percorso misuriamo anche la temperatura, perché non bisogna far superare, metto il sale anche, se siamo intorno ai 25-26 conviene fermarsi un attimo, appoggiare la ciotola in frigo, come abbiamo fatto, sul primo impasto. Ora, è la volta degli aromi. Ecco qua. Mettiamo il mix aromatico preparato l'ho preparato il giorno prima con il miele, i semi della bacca di vaniglia, e ho messo due arance grattugiate perché l'impasto è per 1,5 kg. La ricetta prevede un arancio, io ho grattugiato due arance medie. Arance, bio naturalmente, le mie arance in questo caso. Continuo a girare. Io spero di spiegare bene a voce tutti i passaggi, ma non è che sono una maestra. Ho imparato piano piano, seguendo anche i grandi maestri, certo. Guardate, il burro è ammorbidito, però ne ho tolto una parte, diciamo un terzo, e quella parte verrà sciolto a bagnomaria e lasciato per ora raffreddare, deve freddarsi perché va messo poi liquefatto. Misuro la temperatura. Può stare ancora un pochino, al limite poi le misuro dopo.
Quindi ora procedo con il burro, lo metto a pezzettini, un pezzetto per volta, aspetto che l'impasto lo assorba bene, continuo a girare piano piano fino a che non ho finito di mettere tutto il burro. Vi ricordo che ne ho tolto una parte, diciamo un terzo, che ho sciolto a bagnomaria per dopo. Questa ricetta la trovate anche in rete, naturalmente, Colomba Giorilli, tanti blog l'hanno ripresa e quindi trovate anche la ricetta scritta, ad esempio anche su Fables, su Lievito Naturale, eccetera. Misuro la temperatura e valuto se fermarmi e appoggiare in frigo. 24, finisco di mettere i tuorli e poi, casomai dopo, appoggio 10 minuti in frigo. Non succede niente, potete fermarvi, appoggiare e poi riprendere tranquillamente. Spero di non annoiarvi con questa descrizione dettagliata, però ci vuole, perché dalla ricetta scritta sì, leggiamo tutto, va bene, però bisogna seguire bene tutti i passaggi, lentamente, con tanta pazienza. Allora, ora appoggio tutto in frigo 10 minuti e poi lo tiro fuori. Qui sono i miei contenitori, due da 300 e due da 500. Tirato fuori dal frigo, metto il burro liquefatto freddo, mi raccomando, deve freddarsi, però eccolo qua. Piano piano, sempre con un cucchiaino per volta, mantenendo l'incordatura. È molto, molto importante non superare la temperatura, la temperatura non arrivare a 26 gradi, perché potrebbe compromettere tutto il lavoro e rovinare la maglia glutinica. Mi controllo il velo e a questo punto io direi che è pronto. Ecco qua. Questo è il velo, però si vedeva già ad occhio che era ben incordato. E a questo punto metto i miei canditi. Ho usato arancio e cedro. Faccio girare a velocità bassa, giusto per amalgamare i canditi. Ora copro l'impasto, lo lascio dentro la ciotola e faccio riposare per 30 minuti. Ma a temperatura ambiente, non in frigo, attenzione. Mi peso anche l'impasto, così poi mi regolo. La tara è di circa 450 grammi, come vedete ho superato un pochino il peso. Va lasciato almeno mezz'ora all'aria, così proprio scoperto sul tavolo di lavoro. Dopo questo tempo vado a fare la pezzatura. Allora, qui devo pesare perché ne devo fare 2 da 500, quindi peso e poi ne farò 2 da 300, quindi avendo anche un pochino di peso in più, mi sta bene così. Quindi preparo i quattro pezzi e poi li pirlo. Comunque io ho deciso di farne due piccoline, ma altrimenti potete fare come volete, qui ce ne vengono anche tre da 500 grammi, oppure una da 1 kg, una da 500. E una volta divisi i pezzi e pezzato, pirlo. E dopo la pirlatura si consiglia di far riposare ancora un pochino, 15 minuti. E poi ecco, divido per formare il corpo della colomba e le ali. In questo modo, pirlo così in modo che l'impasto mi rimane lungo. Ecco qua. E
Ok, io ne ho già fatta una, però qui vi sto facendo vedere come birlare. Allora, le ali dovrebbero essere un pochettino più piccole, però è lo stesso, se dividete a metà è lo stesso. Metto a U, questo perché poi lievitazione, l'impasto si aggiusta e si riempiono bene gli spazi. Metto prima le ali e poi metto il corpo della colomba. Ecco qua, in questo modo. Quindi, una volta riempiti tutti i contenitori, tutti i pirottini, eccoli qua. Forse ne ho messo qualcuno alla rovescia, vabbè, non importa, perché la parte fina è la testa, vedete, la coda è più larga. Vediamo, forse li cambio. Allora, eccole qua. Ora le metto in lievitazione al solito dentro il forno con la lucina accesa e le lascio. A me ci sono volute 6 ore questa volta, quindi meno della prima lievitazione. Dopodiché ho acceso il forno intanto, le ho scoperte un pochino, ho messo la glassa, non con la sacca, io l'ho messa direttamente con il cucchiaio. E poi sono andata a infornare a 165 gradi, ne infornerò due per volta. Nel frattempo le altre due continuano ancora a lievitare perché, come avete visto, non bisogna arrivare su al bordo, ma a 2 cm all'incirca. Dopo 50 minuti, ma la piccolina l'ho tolta prima, di 300 grammi ci vuole meno tempo, e l'ho infilzata e messa a testa in giù. Ed eccole qua, ora le lascio raffreddare così all'aria. Un altro pochino prima di imbustarle. Bene, amici, io spero di aver spiegato bene come seguire queste colombe. Se ho tralasciato qualcosa, scusatemi, perdonatemi, ma spero che vada bene così e che anche voi potete eseguire queste bellissime colombe di questa ricetta del maestro Giorilli. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!